Dopo tre successi, Val di Sieve interrompe il momento positivo dell'Amen Scuola Basket Arezzo. I fiorentini ribaltano nella seconda parte di gara l'inerzia e vincono 81-72. La SBA parte subito forte con un parziale di 8-2 che costringe la panchina avversaria al timeout. La reazione di Val di Sieve è pronta ed efficace. La squadra di coach Pescioli compie il controsorpasso sul 12-10, poi però subisce le iniziative aretine. Alla prima sirena l'Amen è avanti 19-16. La SBA, nonostante un debartolo a mezzo servizio per problemi fisici, trova nel l'area un incisivo John Metti, così il quintetto aretino riesce ad andare all'intervallo lungo 37-32 in proprio favore. Solo una percentuale insolitamente bassa in lunetta non permette all'Amen di allungare, così al rientro dagli spogliatoi Val di Sieve determinata e grazie anche a 6 triple in 10 minuti il vantaggio è dei locali 46-43 al 25esimo. Arezzo continua a balbettare in lunetta non sfruttando situazioni positive e a fine terzo quarto i padroni di casa sono ancora avanti 54-52. Si prosegue punto a punto fino a 5 minuti dalla fine quando Val di Sieve compie il break decisivo. L'Amen spreca dei palloni che sono facili preda dei fiorentini, abili a convertire con i contropiedi recuperi effettuati. Il vantaggio locale tocca i 9 punti sul 75-66. Rodriguez mette 6 punti in fila e a 38 secondi dalla fine la SBA si ritrova sotto di 5 lunghezze. Val di Sieve però è glaciale dalla lunetta e dall'altra parte i tiri che potevano definitivamente riaprire l'incontro si infrangono sul ferro. Il punteggio finale 81-72 premia la squadra di casa che accoccia in classifica sugli Amaranto. Per la SBA una prestazione non sufficiente per violare un campo ostico come quello di Pontassieve. Nel prossimo turno l'Amen sarà impegnata al Palasport Estra contro la Sibe Prato. La partita si giocherà eccezionalmente di sabato alle 20:45.